ritrovati in un nuovissimo video e questo sarà un video un po' più crudo, un po' più serio, non sempre scherzoso come i miei soliti, ma voglio semplicemente parlarvi di una cosa. Voglio che questo video vi sproni a dare sempre di più, ad essere sempre più forti, più coraggiosi. Quali sono le cose che realmente rendono forte un essere umano? Il titolo è questo, cioè cosa ci rende forti. Per la mia esperienza personale, io parlerò della mia e non di quella degli altri. Per me, quello che ti rende forte è una situazione negativa, perché dalla situazione negativa si vede realmente come tu sei in grado di uscirne, o meglio, come io sono in grado di uscirne, come riesco ad affrontare la cosa, come riesco a mandare avanti la mia vita, perché la vita è bella, è bellissima, è stupenda ed è un dono meraviglioso, ma è difficile. È difficile ed è cattiva, perché alle volte ti metti davanti a delle situazioni molto negative e tu devi essere forte di andare avanti e di rendere la tua vita bellissima, fantastica, perché, ripeto, è un dono meraviglioso, ma è un dono che ci costa caro, che ci costa tanto e che ci costa tanti sacrifici, tante rinunce, tante perdite. Io penso che un essere umano, quando si ritrovi davanti a una situazione negativa, tragica, brutta, come la perdita di qualcuno, come l'allontanamento di qualcuno, penso che l'unica cosa che possa fare è reagire. Perché vi parlo di questa cosa? Perché io ho affrontato tante situazioni negative e adesso non voglio stare qui a piangermi addosso, né tantomeno di farvi, diciamo, commuovere con le mie storielle, perché non sono il tipo che fa queste cose, né tantomeno voglio diventarlo. Ma semplicemente voglio un po' raccontarvi quello che mi è successo e da dove io ho trovato la mia forza, da dove io ho trovato la mia capacità di reagire. E da dove ho constatato che in realtà le cose negative ti danno più forza delle cose positive. Allora, secondo me una persona che ti dice sempre stai bene, che bello, non ti dà forza. Ti dà una sorta di assuefazione, cioè ti porta all'autoconvincimento di qualcosa. E quello non è avere forza, perché se io non riesco a fare una cosa, ma ho una persona che mi dice dai, ce la puoi fare, quella persona mi aiuta solo a spronarmi, ma non viene, cioè la forza deve venire comunque da me. Se io una cosa non la voglio fare, non la faccio, anche se una persona mi fa una statua e mi dice ti prego falla, ti prego sei capace, ti prego ce la puoi fare. No, non è quello che dà la forza a qualcuno, la forza viene da te e basta, solo tu puoi avere una forza tale che ti spinge ad andare avanti, ti spinge a dire questa situazione l'accantono e vado avanti, ti spinge a dire la vita è la mia e la faccio come dico io, come caspita comando io, perché decido io e non rimpiango niente di quello che ho fatto. Non rimpiango niente fino all'ultimo giorno, perché se una cosa l'ho fatta e ho avuto la forza di farla, vuol dire che la volevo fare, vuol dire che in quel momento mi sentivo talmente capace di fare quella cosa che l'ho fatta indipendentemente da tutto, che l'ho fatta nonostante tutto quello che poteva venirmi contro, perché la volevo fare, perché avevo il desiderio di farla e perché non si rimpiangono le cose che si fanno, perché se una cosa l'hai fatta vuol dire che la volevi fare, anche se dopo ti rendi conto di tutto quello che può succedere, ti rendi conto anche magari di aver sbagliato, ma l'hai fatto, eri consapevole di averlo fatto. Qualsiasi cosa essa sia, dalla più stupida alla più grande, se una cosa l'hai fatta devi essere soltanto consapevole, non devi rimpiangere niente, mai, non rimpiangete mai niente. Non rimpiangete niente, perché quel niente non vi dà un qualcosa, non vi dà un riscontro, dovete essere sempre orgogliosi di quello che avete fatto, anche se avete sbagliato. Mi raccomando, non rimpiangete mai niente. Non dite perché ho fatto questa cosa, ma se l'avessi evitata, no. No, non ragionate così, perché ormai l'avete fatta, non si torna indietro, il passato non si cambia. Queste sono le cose che vi devono dare la forza di andare avanti, vi devono dare il coraggio di capire cosa veramente vale per la vostra vita, cosa veramente dovete affrontare, cosa dovete lasciare, cosa dovete portare avanti con voi. Ma mi sono resa conto che quando una situazione è talmente grave non hai nessuno, no, devi vedertela da solo, devi, come direbbe mio padre, devi buttare le mani e devi capire veramente che in quel momento tu sei l'unica forza della tua vita e devi andare avanti, devi lottare, devi essere coraggioso, devi capire che se tu non ci sei per te stesso, non ci sei per gli altri. Prima di aiutare qualcuno devi aiutare te stesso, devi aiutare te stesso a capire io sono forte, ce la devo fare, io sono coraggioso, devo essere capace, devo andare avanti, devo fare queste cose per la mia vita, per me basta, non per gli altri, perché
Ci sarà sempre qualcuno che ti andrà conto, che ti remerà contro, che ti dirà tu hai sbagliato, tu hai fatto male, ti griderà, ti urlerà, non ti parlerà. Farà tante cose per metterti in cattiva luce, per farti deprimere, per farti diventare triste, ma devi essere capace, devi essere forte, devi andare avanti sempre. Perché le cose negative sono quelle che ti danno la forza, le cose brutte sono quelle che ti danno la forza. Sono quelle quando tu ti trovi da solo in un angolo e ti verrebbe solo da piangere, da buttare tutto all'aria, da chiuderti nella stanza con le coperte o da ibernarti in qualsiasi posto o di scappare ovunque. No, sono quelle situazioni dove tu devi dire io prendo la mia vita e faccio quello che cacchio voglio con me e basta. Indipendentemente da tutto, cioè se litighi con qualcuno e vuoi uscire, esci, non te ne fregare di quello che diranno, tanto diranno sempre qualcosa. Se succede una cosa brutta, sii coraggioso e aiuta gli altri che hanno più bisogno di te, prima di tutto aiuta te stesso. Se succede una cosa negativa e le altre persone stanno male, sii coraggioso tu, sii felice tu stesso e aiuta gli altri, perché se tu sei felice gli altri sono felici con te. Però soprattutto devi essere capace e caparbio e coraggioso e costante di non arrenderti mai, perché le situazioni brutte si presentano giorno dopo giorno. E fidatevi, ce ne sono tante. Un'altra cosa di cui voglio parlare è che molte persone mi incolpano di non stare male, di non soffrire, di non piangere abbastanza, di non capire le situazioni, di non capire quali sono le cose veramente gravi, ma soprattutto mi attribuiscono una caratteristica, che magari sto male per delle cose stupide, futili, e sto bene e magari reagisco per delle cose molto più gravi. Allora, questa è una caratteristica che ognuno di noi ha, se vuole stare male sempre, se vuole stare male solo in alcune situazioni. Se io non mi deprimo per ogni cosa, o se io non piango per ogni cosa, o se magari non mi dimostro fragile per ogni cosa, è semplicemente perché lo faccio per autodifesa, è semplicemente perché lo faccio perché devo darmi forza. Se io mi mettessi a deprimere per ogni cosa, se io piangessi per ogni cosa, se io mi deprimessi per ogni cosa, beh, non andrei avanti praticamente mai. Perché ho capito che piangersi addosso non serve a niente. Perché ho capito che se reagisci, reagisci per te e basta. Per te, non devi reagire per gli altri, devi reagire per te. Non devi, diciamo così, uscire le unghie soltanto per difenderti dagli altri. Devi difendere la tua vita, non quella degli altri. Non devi sempre rapportarti agli altri per vedere come va la tua vita. Vedi la tua vita tua e basta, e poi rapportati agli altri. Mi viene sempre attribuita questa colpa che io magari non capisco le situazioni, o che magari non vedo realmente il lato delle cose come in realtà sono. Ma non è così, perché se io magari non mi deprimo in una determinata situazione, oppure non piango, oppure, non lo so, reagisco in un modo, vuol dire solo che lo faccio per autodifesa, perché io devo riuscire ad andare avanti, anche se le situazioni sono brutte, anche se succedono tante cose negative, anche se purtroppo la vita mi ha messo davanti questi grandi ostacoli che sono più grandi di me e che io non riesco fisicamente a superare. Però io devo essere talmente forte da dire: perché piango? Perché mi deprimo? Perché sto lì a piangermi addosso? Perché mi devono venire a dire: ma hai capito la situazione? Ma così, ma colà. È una cosa che a me dà molto fastidio, perché se io reagisco in un modo c'è un motivo, non lo faccio tanto per... Quindi se io faccio una cosa e reagisco in un modo è solo perché io penso che reagire in quel modo possa portare a una conseguenza, possa salvare me stessa, perché, ripeto, non è piangendosi addosso che le cose cambiano, non è piangendosi addosso che le cose migliorano, non è deprimendosi o facendo cose assurde che le cose migliorano, no, è soltanto preservando la tua vita che le cose cambiano. È soltanto capendo veramente che cosa vuol dire andare avanti che le cose cambiano, perché se qualcuno si allontana dalla tua vita, sia fisicamente che emotivamente, tu devi andare avanti, non devi stare a piangerti addosso, non devi stare a deprimerti, non devi stare a dire perché se n'è andato, perché evidentemente è arrivato il momento. È strano essere così cruda, è strano essere così fredda davanti a certe situazioni, ma fidatevi, la vera forza viene soltanto da voi stessi, deve venire da voi e basta. Perché dovete essere voi ad andare avanti, dovete essere voi a reagire, dovete essere voi a dire io ce la posso fare, dovete essere voi a dire questa situazione, per quanto grave possa essere, io devo andare avanti, perché la vita è la mia, perché la vita è mia e basta, e non è di nessuno. Ficcatevi in testa questa dannata cosa, la vita è vostra e non è di nessuno. È vostra e basta. E se voi fate qualcosa, la fate per voi. Non rimpiangete mai niente. Non rimpiangete niente, perché se l'avete fatto c'era un motivo. E ve l'ho detto anche prima, e ve lo ripeto, ve lo ripeterò fino alla fine della vita. Se voi fate qualcosa
anche sapendo tutte le conseguenze che voi andreste a ricevere e la fate lo stesso, vuol dire che siete consapevoli di volerla fare. E io sono consapevolissima di voler fare determinate cose e non le rimpiango, le rifarei altre 150 volte, anche sapendo di sbagliare altre 150 volte. Non me ne frega niente, perché se io le cose le faccio per me, cioè lo faccio per me e basta, perché so che queste cose magari mi porteranno una certa cosa, però non mi interessa, la faccio lo stesso perché la faccio per me e basta. Io non devo dare conto agli altri di quello che faccio, perché ci sarà sempre qualcuno che vi rimpiangerà, che vi dirà che avete sbagliato. Non vi importate di queste cose, perché più le persone vi diranno hai sbagliato, hai fatto male, più vi tapperanno le ali, più voi non sarete liberi di fare quello che volete, più voi non andrete avanti, più voi non capirete quanto valore ha la vita che avete, e alla fine arriverete a dire: ma io che cosa ho fatto in tutto questo tempo? Sono stata solo ad assecondare gli altri, ad accontentarli, a dire questa cosa non andava fatta quindi non l'ho fatta, a fare questa cosa. Vi faccio un esempio banalissimo: quest'anno mia madre non voleva decorazioni in casa. Bene, io mi sono apposta, perché lei non ama il Natale, e io invece lo adoro, è la mia festa preferita, e quindi mi sono detta: ok, lei non vuole le decorazioni in casa, però la stanza è la mia, la mia cameretta io la posso addobbare come voglio. E così ho fatto, l'ho addobbata. Voi l'avete visto negli altri video, è pienissima di decorazioni. Tra un po' ci metto le decorazioni anche sotto al cuscino, tra un po' mi compro anche le federe di Babbo Natale. Per dire che se una cosa l'ho fatta e magari ho pagato le conseguenze, perché lei mi ha rimproverata e mi ha detto io non ne volevo a prescindere, io ho detto: senti, la stanza è la mia, ci vivo io là dentro, quindi faccio io quello che voglio nella mia stanza. Magari ok, non intacco le altre, intacco, sembra che sto parlando di un virus, non decoro le altre stanze, ma è la mia, lasciami fare quello che voglio, perché è la mia stanza, ci vivo io là dentro e ci vivrò solo adesso, perché quando sarò grande non potrò più vivere in quella stanzetta, non potrò più avere le mie mura verdi e gialle, non potrò più vedere le mie lucine che brillano, quindi l'ho fatto per me e basta, non l'ho fatto per gli altri. Capite questa cosa? Le cose non vanno fatte per gli altri, vanno fatte soltanto per voi e basta. Se voi superate un esame, lo fate per voi, non lo fate per la professoressa, non lo fate per la mamma, non lo fate per l'amica, lo fate per voi e basta. Quindi quando vi accade qualcosa di negativo, non generalizzate, non dite ma a tutti accade, ma no, perché è accaduto a voi e basta. Se io nel 2012 ho perso mia nonna, purtroppo non è mancata solo a me, è mancata a tutti, è mancata ai miei cugini, è mancata ai miei zii, è mancata a mio papà perché era sua mamma, è mancata a tutti, ed è stato un grande vuoto che io ho avuto, perché era la mia ancora di salvezza. Io l'ho sempre detto che più che una nonna era una mamma, io ci sono cresciuta con lei, è stata veramente una grande perdita, però era inutile piangere agli altri quello che era successo, perché era successo a me, perché era successo a noi, perché era successo alla mia famiglia, ed era inutile andare dagli altri e dire e piangere sempre, perché gli altri non potevano fare niente, ma come non poteva fare niente nessuno, a me era successo e basta. Bisognava andare avanti, perché una cosa che mi ha insegnato mia nonna, e che la ringrazierò a vita, la ringrazio adesso e la ringrazierò sempre, e che ci vuole sempre coraggio ad affrontare le cose, e le cose vanno affrontate bene, vanno affrontate con il sorriso, ma soprattutto, anche se magari il sorriso in quel giorno non ce l'hai, vanno affrontate con forza tanta. Da mia nonna ho imparato un sacco di cose, ma l'unica cosa che ho imparato e che ho preso da lei è che era una persona che magari si teneva tutto dentro per non far vedere agli altri che stava male, ma mostrava sempre il lato migliore di sé. Ed è questa una cosa che io ho imparato e tento di fare, perché secondo me esternare il lato negativo, esternare la tristezza, esternare magari la rabbia, non serve a niente. Voi dovete essere coraggiosi di sorridere, dovete essere coraggiosi di essere coraggiosi. Non lo so se avete capito, questo video è un po' contorto, è un po' strano, ma è soprattutto bello, perché vi ho detto un sacco di cose, vi ho raccontato un sacco di cose di me. E spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia. Non continuo a parlare, perché se continuo a parlare veramente rischio di divagare su tanti argomenti e poi perderei il senso del video. Ricordatevi soltanto che la vostra forza viene da voi stessi, quindi chi ha la forza dell'essere umano? Ce l'avete voi e basta, non ve la dà nessuno. Ve la date voi, e fidatevi che le situazioni negative fanno veramente vedere quanto forti siete. Vi mettono alla prova, io e la grammatica oggi ciao, io e la sintassi proprio addio, vi mettono alla prova, vi fanno vedere, vi,
vi pongono delle sfide veramente dure e capirete soltanto che grazie alla vostra forza riuscirete ad andare avanti, grazie a voi e grazie a quello che siete in grado di fare riuscirete a capire che le situazioni negative si affrontano e non sono le stupidaggini che vi danno la forza, non sono il madò quanto sei bello, madò ce la fai, madò così che vi danno la forza, no, la forza ce l'avete poi e basta. Il video finalmente è finito, spero che avete capito il succo della cosa. Purtroppo gli argomenti di noi youtuber non sono sempre leggeri, non sono sempre la stupidaggine, ci sono anche situazioni negative, ci sono anche cose che voi dietro allo schermo non vedete, a meno che non conoscete lo youtuber personalmente. Ci sono cose che purtroppo voi non sapete, ci sono cose che magari ignorate perché vedete, vabbè, questo sta qua, non c'ha niente da fare, non fa niente durante tutta la giornata. Non è assolutamente vero. Purtroppo gli youtuber hanno tante cose da fare, anche loro vivono situazioni negative, anche loro vivono cose negative, tante, tantissime situazioni e niente. Il video è finito, io vi mando un bacione immensissimo, mi raccomando siete forti, siete voi la forza della vostra vita, perché la vita è un dono bellissimo. Noi ci vediamo settimana prossima, spero che le vostre vacanze siano passate nella maniera più allegra possibile. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto, condividete questo video vi prego su tutti i vostri social, perché penso che sia il video più chiacchierato, più bello e più sentito che io abbia mai fatto fino ad adesso. Magari dopo ne farò altri che sono più belli, non lo so. Iscrivetevi al canale e mi fa piacere come sempre se invitate qualche vostro amico a vedere i miei video. Io saluto tutti quelli che mi guardano e anche quelli che non mi guardano e anche quelli che magari in questo momento mi trovano antipatica, mi odiano, non lo so, ma io vado avanti per la mia vita e perché se le persone ti odiano c'è un motivo. E mi raccomando, non siate mai invidiosi di niente, perché l'invidia non vi porta a niente, perché la vostra vita non si deve costruire grazie all'invidia degli altri, perché essere invidiosi non vi porta a niente. E adesso mi finisce anche la memoria dell'iPad se io continuo a parlare, porca miseria. Bene, basta, ho finito. Ci vediamo al prossimo video, ciao.